Allora, rieccoci, passiamo all'Inter perché anche qui c'è un acquisto, anche qui possiamo dire che è tutto fatto, anzi addirittura non essendoci qui quarantena e quant'altro di mezzo, le visite mediche sono anticipate. Già domani, giusto Paolo, dovrebbe essere il giorno di Gosens all'Inter? Sì, domani Gosens potrebbe diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter, l'affare complessivamente costerà 22 milioni più 3 di bonus, la formula dell'operazione dovrebbe essere un prestito iniziale con un riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni, riscatto che avverrebbe dopo 18 mesi, quindi nel giugno 2023. Il via libera di Zhang è arrivato nel vertice che avevamo raccontato di mercato di due sere fa, in sede c'erano i dirigenti, collegato via Skype in quanto positivo Simone Inzaghi, ieri pomeriggio i vertici nerazzurri hanno incontrato Luca Percassi e di fatto si sono stretti la mano, una mano che vale quanto una firma. È arrivata anche la conferma dell'agente di Gosens, ha detto c'erano più offerte su di lui ma l'Inter è sempre l'Inter. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2026 da 3 milioni di euro netti l'anno con l'inserimento di bonus a rendimento. Ricordiamo per dovere di cronaca che il giocatore è fermo da settembre per una lesione al bicipite femorale destro. Le visite mediche nerazzurre chiaramente dovranno accertare la condizione fisica del giocatore, che pare possa tornare in campo a fine febbraio. Contestualmente va avanti anche la trattativa per il rinnovo di Perisic, che in questo momento, se dobbiamo fare un borsino, vediamo lontano dall'Inter. Il giocatore percepisce 5 milioni di euro all'anno, non accetta un grande decurtamento di ingaggio e chiaramente l'Inter a quelle cifre per un ultra trentenne non ci va. Quindi quest'anno l'Inter potrà giovarsi di una fascia, qualora Gosens tornasse in piena forma, a grandi livelli. L'anno prossimo invece sarà presidiata solo da Gosens e verrà presa anche un'alternativa al tedesco. Perché ecco Riccardo, la sensazione è che l'Inter faccia questa mossa non tanto per questa stagione quanto per la prossima, nel senso adesso se tutto va bene lui a fine febbraio torna in campo, però è fermo da settembre, lo devi un po' rimettere. È anche vero che invece tu così facendo anticipi il suo inserimento, quindi lui si ambienta e poi l'anno prossimo quando va via Perisic, perché questa è la sensazione, tu ti ritrovi Gosens. Sì, devo dire che non è Garrincha, No, però devo è dire un sovrastimare, la verità. Ragazzi, questo dubbio. Però aspetta, facciamo parlare di Riccardo. Poi è un sovrastimato noi punto di domanda, passato, no? Bisogna dire le cose come stanno. Poi, chiaramente, ognuno ha la sua idea, però noi siamo passati da 18 mesi a dire che Suning erano dei pezzenti, erano indebitati, dovevano andare in galera, erano ricercati, non c'è più una lira, eccetera. Cioè, vabbè, adesso con tu stai, tutto il rispetto, stai romanzando, vabbè, no, va bene, non sto lo romanzando, stesso. Sto dicendo che finale di Europa League. Ha aperto un nuovo bond, però, sì, in questi giorni ha aperto un nuovo bond. Non è che finanziariamente stessero molto bene. Non andiamo a confondere, parliamo di campo. Riccardo, non è che navigassero però in acque economiche, in navi economicamente positive. Non sto santificando nessuno, sto solo dicendo che dal fallimento totale al non pagano gli stipendi. Beh, era vero, era vero che non pagavano gli stipendi. Tutto. Non avevano pagato neanche i giocatori, non solo gli stipendi. Sì. Eh? A parte che non era l'unica società. Ma io volevo arrivare al fatto che comunque hanno portato dei risultati sportivi che è innegabile. Hanno fatto i rinnovi di Bastoni, di Brozovic, di Barella. Arriverà. Beh, Brozovic ancora arriverà il rinnovo di Skriniar. Scade anche lui nel 2023, mettono comunque dei soldi a gennaio. Adesso lui giustamente mi dice, è fermo da settembre, ci sta, tutti poi vanno verificati. 8 presenze, ti posso, sì, sei in campionato, dire che 2 però in Champions. Il Gosens visto l'europeo e il Gosens visto l'Atalanta, a queste cifre è un ottimo colpo. Detto questo anche, ha detto bene Paolo prima, c'è un obbligo di riscatto legato alle presenze. Sì, sì, certo. È chiaro che se il giocatore non ti rende... Attenzione che c'è un precedente che si chiama Sensi, no, sì, no, questo capito, che però a questo punto non fa settembre, sì, gioca, no, hai ragione, gioca. Sì. Diciamo, no, Danilo, come rendimento Gosens all'Atalanta, a parte quest'anno no per l'infortunio, molto buono fino all'anno scorso, possiamo dire molto di tutto. Buono, ottimo, no. Poi bisogna anche dire una cosa, i giocatori dell'Atalanta vanno sempre testati da altre parti, esatto. Guarda, l'unico che funziona dei giocatori andati via dell'Atalanta è Mancini con la Roma. Ma non insomma, me ne viene in mente un altro. Ma insomma, perché sì, anche lui, che sì, ci ha messo del tempo, però poi è venuto fuori. Parliamo però di 5 anni fa, questo pensate è diverso, Conti del Milan. Però no, dico di allora, se parliamo di situazione finanziaria del calcio italiano, abbiamo fatto miliardi di punti. Parliamo di calcio mercato, sì, che è quello infatti che è il fattore tecnico. L'Inter, secondo me,
fa un gran colpo, anche perché un buon colpo, anche perché c'è il fattore Perisic su quella questione, e l'immobilismo che si diceva nei mesi scorsi verrà ultimamente smentito dal fatto che Inzaghi si è guadagnato chiaramente dei crediti e riuscirà ad avere anche una punta. Quindi secondo me, guarda caso, proprio sto facendo una questione di movimento, cioè tu hai sempre avuto a Lukaku e ti diceva sempre non abbiamo una punta di riferimento, prova ne sia il fatto che l'anno scorso ha giocato Perisic seconda punta, quest'anno hai quattro punte. Dopodiché Gosens non farà bene, non farà male, però l'immobilismo che si diceva è dato dal fatto che comunque Inzaghi ha avuto un credito di dire io ho bisogno di questi due giocatori. Comunque, poi tu sei contento di Gosens? No, io sono contento, certo, okay. perché è chiaro che uno dice poi magari fa la fine di Sensi, certo, ma no, non fa il mercato. Voglio dire, ha avuto dei problemi, sì, che però ricorda, non, allora qualsiasi giocatore, mi ricorda la storia, quest'anno ha avuto una lesione muscolare importante, è fuori dal 29 di settembre, quindi fuori da 5 mesi, fuori da settembre, fuori da 5 mesi. Allora io ci voglio vedere chiaro. Finisco, poi parli tu. Finisco, poi parli tu. Uno dei motivi che mi hanno detto oggi sul fatto che lui abbia rotto con l'Atalanta è che l'Atalanta l'ha voluto sforzare e si è rifatto male, perché lui adesso è infortunato perché ha avuto una ricaduta. Ma non penso che lui abbia rotto, lui va all'Inter perché è una grande un'offerta. Allora, oggi ce l'ha detto, l'Inter è l'Inter, vado lì. Però uno dei motivi per i quali ha detto, hanno avuto questa discussione, è il fatto che è fermosi da settembre, ma sembra che l'Atalanta ha voluto accelerare i tempi. E quindi lui si è rifatto male. Poi Danilo, io pensavo invece di trovarti contento, perché l'Inter, i terzini sinistri tedeschi, no? Mi viene in mente Breme, cioè l'Inter ha quella tradizione, no? Invece ti vedo un po' scettico. Tu dici, non ti permettere di accostare Gosens a Breme. Non bestemmiamo, anche in questo caso non bestemmiamo. Breme l'abbiamo visto e sappiamo... Non ti piace Gosens? No, io qualche partita dall'Atalanta l'ho vista. Prima ho buttato là una domanda. Della sua nazionale, ragazzi. La domanda delle domande. Sì, ha fatto sette presenze. Sì, ma l'hai visto la domanda delle domande? Ho fatto la domanda delle domande. Ma è veramente bravo questo. Sì, non è sovrastimato? Io chiedo. Non è sovrastimato? Sembra che non è un top. Danilo, non è un top, ma è un buonissimo giocatore. No. Come? Non è un top, ma è un buonissimo giocatore. Parliamo con le visioni di giocatore. Momento, cosa intendi per sovrastimato? Perché se ti dico Salah non è Salah, se ti dico un altro giocatore, no, sovrastimato in base al prezzo che viene pagato, che un nazionale tedesco, come si è visto l'europeo, per cosa ha fatto l'Atalanta a 22 milioni prendono a gennaio, secondo me sono 22, perché io ho letto 23 più bonus che sarebbe quindi un 27-28, attenzione che però quindi l'obbligo scatta nel 2023. No, ma che l'Inter abbia trovato anche il modo per... non puoi basarti sulle presenze di questa stagione e soprattutto sul fatto che rientrerà fondamentalmente a marzo. Secondo me Gosens è un buonissimo giocatore, non è un top. In estate la Juventus chiese informazioni, si sentì sparare 42-43 milioni. 50, secondo me circa 50. Sì, poi magari con i bonus. Perché aveva fatto bene all'europeo. Esattamente. Quindi era un momento, però, secondo me è un buonissimo giocatore, però devi vedere le condizioni adesso fisiche. Chirico dice però l'Inter si lamenta dell'asse Juve-Fiorentina, Marcello, a voi hanno chiesto il doppio. Allora, io ti dico subito, Gosens secondo me è un ottimo colpo da parte dell'Inter, perché Gosens è un ottimo giocatore, fin quando l'abbiamo visto giocare. Era un ottimo giocatore. Questo giocatore valeva tra 45 e 50 milioni quest'estate, non 10 estati fa. Sei mesi fa. Adesso ne vale 28. E tu pensi che io francamente quando ho visto una cosa del genere mi sono stupito. Anche a Milano, Marcello, sto finendo io. Allora, questo giocatore tra l'altro è reduce da un infortunio grave, perché insomma si è infortunato in maniera abbastanza grave, tra l'altro ha avuto anche una ricaduta e al momento non è ancora ripreso a giocare, ad allenarsi con la squadra, quindi tu lo prendi con un punto interrogativo in te, sopra la testa. Per carità, uno può benissimo scommetterci, poi uno dice oh, se mi va via Perisic c'ho il sostituto è di valore, però francamente a me questo prezzo mi fa pensare,
No, ma è giusto pensare, ma Marcello, è giusto che faccia pensare, perché se in estate valeva il doppio e te lo fa partire l'Atalanta, che è un'oreficeria, alla metà, tu dici alla forse metà, c'è qualcosa che non va nel... No, vuol dire che semplicemente ha avuto una lesione molto molto seria e i tempi saranno più lunghi. Ma cosa deve far pensare? Che ha disegnato Marcello, a Milano si dice che è sotto qualcosa, c'è sotto qualche cosa. Se effettivamente, io non mi ricordo che valesse così tanto, valeva, a me risulta 42-43, sì. Poi magari ci mettevi 45, dei buoni 50, io non mi ricordo se adesso vale l'Inter la metà, può cavarsela, portare qui un fior di giocatore, ottimo giocatore mi sembra, un buon giocatore, molto per quello, buono. Secondo me comunque sovrastimato, è più forte di Perisic, altro no? Che colpo che ma è, aspetta Marcello, arrivo. Allora, io credo che sia per l'Atalanta un'offerta irripetibile questa, per tutti i motivi che avete elencato voi, però mi viene anche in mente un'altra cosa, che quando l'Atalanta vende qualcuno, qualcosa di che non funziona c'è qualche dubbio, te lo fa venire. Poi è vero anche che sono giocatori che sono andati diritto di riscatto, io ricordo anche che hanno dato via Kier, che non lo facevano neanche giocare, è diventato un leader di questa squadra della Kier, quindi sbaglia anche il signor Gasperini, per carità, però certo tutti i dubbi e le perplessità che avete elencato mi fanno sicuramente rimangono sul campo. Secondo me è una situazione da monitorare attentamente. Beh, proprio a causa di questo infortunio lunghissimo, questa lesione. Quando tu hai una lesione muscolare di quel tipo, si è fatto male il 4 settembre e ricordiamo a marzo. Che sotto l'aspetto medico le lesioni muscolari si cicatrizzano ma rimangono, cioè tu certo. Se prendi un muscolo, il famoso come si chiamava il ragazzo che giocava nel Milan, il centravanti, quello che aveva sempre lesioni muscolari, quello brasiliano Pato aveva, se tu guardavi le sue radiografie muscolari, erano un campo di battaglia. Pato, però Gosens una ne ha avuta, ne avrà avute 15. Certo. Poi magari ha avuto delle ricadute, adesso noi non lo sappiamo Lui ha avuto una ricaduta, lui era pronto a rientrare a inizio dicembre. Con tutto il rispetto, tocco ferro, l'Inter ha vissuto la storia freschissima del signor Sensi. Attenzione, certo. dentro fuori, Sampdoria. Giocatore pregevole, ma sempre allora rotto. Se arriva quello là lo diamo alla Sampdoria mi risulta che se le cose stanno così, l'ha preso. È già a Genova. Ha fatto credo oggi le visite, no sì, Stefano? Anche Sensi. Perché la Samp credo che abbia dei problemi diversi rispetto sì, all'Inter per la Samp, in questo comunque momento, dice fammici provare. Devo andare in pubblicità, ragazzi, 2 minuti, torniamo ancora Inter, ci vediamo anche qui la formazione con Gosens. Poi non arriva solo Gosens, anche il vice Dzeko, e anche qui voglio sentire, già vedo la faccia di Danilo che pensa a Felipe Caicedo. E poi attenzione, perché abbiamo una notizia che riguarda l'Inter dell'anno prossimo. È una mossa che l'Inter sta studiando per rinforzarsi in difesa. Devi aggiungere qualcosa per replicare al furbetto là di Torino. Chirico. Volevo ricordare che il discorso... Quindi abbiamo due di no, Torino. Allora, per ricordare questa cosa, volevo dire che il discorso valore contrattuale deve valere per tutti. Quindi Gosens, che va in scadenza a giugno 2023, come Vlahovic, a gennaio, come Vlahovic. No, a gennaio ha un prezzo, a giugno prima ne ha un altro. Scusami, allora anche Vlahovic avremmo dovuto prenderlo in saldo, visto che va anche lui in scadenza 2023, cosa dici? Ma infatti invece ce l'hanno fatto strapagare. Gosens, ti hanno tolto d'improvviso d'amblè 20 milioni, così. Allora, era un altro sicuramente io so già che direte tutti super Marotta, grande Marotta, io non ho parlato di soldi, io ho parlato di valore tecnico, di soldi, di valutazione, io ho parlato di un innesto tecnico che secondo me è molto valido. Voi avete detto chissà perché ha calcolato il prezzo, ti dico che va a scadenza giugno 23, è infortunato da 4 mesi. Io provo a tradurre il malizioso pensiero dei non interisti e anche un po' di Danilo, in realtà è che se l'Atalanta ti fa questo sconto e lui è infortunato, chiediamoci forse perché l'infortunio non è
però abbiamo una passeggiata. Abbiamo scritto Gioppini. No, Gioppini, secondo però domani ci sono le visite mediche che approfondiranno questo aspetto. C'è una clausola che ti dice se certo. non gioca 20 partite l'obbligo diventa diritto. No, però Riccardo, quello che voglio dire, domani ci saranno le visite mediche e faranno dei controlli approfonditi su quello che comunque è il muscolo infortunato e tutto il resto. Anni, semplicemente. Che comunque no, 27 chiaro, anni. Comunque dal punto di vista tecnico è un investimento che non si discute. Ma possiamo girarla anche in un'altra maniera. Cioè, scusa, ma com'è che alla Juventus, quando va a chiedergli 50 Gosens, gliel'ha chiesto parecchie volte l'anno scorso, ti fanno un prezzo stratosferico, va all'Inter, to, avanti. Ma allora è quello che diceva Fusato. C'è un binario preferenziale. C'è la stessa storia, c'è la stessa storia con Carnevali del Sassuolo e la Juve, però. La stessa cosa posso dire della Juve con la Fiorentina, che prende Chiesa pagandolo in quattro rate. Che però poi a Firenze non la pensano così. Ribattendo al furbetto, ma scusami, ma che paragone lui fai? Lui vuole dire che l'Atalanta ha fatto un favore all'Inter perché ci sarà qualche giro strano. L'Atalanta proprio. Bastoni arriva dall'Atalanta. Io ho detto che ci sono due opzioni. O una se l'ha fatto fuori perché dice: oh, questo giocatore secondo me non tornerà più come prima, meglio venderlo subito, il primo che ce lo chiede glielo diamo al prezzo che più conveniente. O la seconda che ti ha fatto il favore, perché non è possibile che da 50 arriviamo a 28, è impossibile. Poi non puoi paragonare Chiesa, tu hai pagato 60 milioni, non ce le rate, ma le rate le devi pagare. Capito, se compri una posso casa dire che t'hai fatto un favore. E non paghi il fido che ti ha fatto la banca, tu la casa te la prende la banca. Cosa dici? Cosa paragoni Chiesa con ti sto dicendo che uno potrebbe dire maligno, come te dire, allora la Fiorentina ti fai favore, adesso crescerà un altro giocatore, beh, un favore da 65 milioni di euro. Chiesa, come diceva Bernardeschi, come diceva il signor Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Io che sono un tifoso della prima categoria, poi tutti gli altri sono a parte, io sono prima categoria, Danilo Sarrugia, ex Inter, io mi sento ogni tanto, sogno di aver giocato, in qualche maniera nell'Inter ci ho giocato, a parte uno stage fatto a 16-17 anni, lo vediamo, ne porta ancora le conseguenze. Non fatemi raccontare una cosa personale. Allora, con Sandro Mazzola, vi ricordate che Sandro Mazzola odiava la maglia numero 7? Allora, il signor Mazzola era maglia numero 7, il signor Danilo Sarrugia maglia numero 8. Conseguenziale. Per dire. Allora, cosa stavo dicendo? Che a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca, diceva quel signore là. Hai dei dubbi sulla tenuta fisica di Io ho dei dubbi, no, perché abbiamo vissuto, e ripeto ancora per la quinta o la sesta volta, una storia con il signor Sensi. Danilo. Se è vero, e chiudo, se è vero quello che ci dice Marcello, che in estate no, era quotato 45-50 e l'Inter ce lo becca 25, uno dice, ma come mai? Allora, che sotto quei cos, c'è sotto un qualche cosa. Sono i rischi e il bello del mercato, perché ti posso dire, hai preso il signor Bastoni pagandolo tanto, 28 milioni, che era sostanzialmente un buon giocatore e adesso è un giocatore importante, però adesso è un giocatore importante, ok? Adesso. Beh, comunque l'hai valorizzato. Sì, altro che. È sì, ovvio che ci sono i rischi. Ma lì avete fatto un prestito sul diritto. Ti sto dicendo che porti. Skriniar era arrivato per tappare un buco perché Rolando aveva la tendinopatia. No, adesso, ma certo. Ma io ti dico, è chiaro che ci sono dei rischi. Ma era sano. Skriniar era sano. Ma nessuno, io ti sto dicendo, il mercato ha queste cose, è chiaro che ci sono dei rischi, perché tu puoi prendere Vlahovic e arrivare a giugno che Vlahovic non vede la porta, ma ci sono sempre dei rischi. Skriniar e Bastoni, no. Bastoni non era un ragazzo che non conosceva nessuno, ma io ti sto dicendo, e l'ha valorizzato Conte. Skriniar era uno che giocava alla Sampdoria e che tutti dicevamo, ma lo so, vediamo all'Inter, ed è stato bravo, ma l'hai pagato il giusto prezzo alla Sampdoria, perché quello vale. Ma Gosens, stiamo parlando di un nazionale. Va bene, l'Atalanta c'ha detto, cioè si è alzata l'Atalanta, poi non è che dire il Genoa piuttosto che l'Atalanta si alza e dice: ma sì, facciamo 25 milioni di sconto all'Inter per Gosens.
però oggettivamente Riccardo qualche dubbio, l'infortunio qualche dubbio inciso, secondo me è proprio l'aspetto fisico che fa venire dei dubbi. Ma magari è un grande colpo dell'Inter proprio per quello. Federico, scusami, ma ti ricordi gli interisti cosa ci dicevano quando abbiamo venduto Sturaro al Genoa? Sì. Ti ricordi? Me lo vedevamo per 16 milioni, cosa ci hanno detto? Beh, ma è ovvio, scusa, Mandragora 20 milioni, perdonami un attimo, Mandragora 20 milioni, è ovvio che ti dicono qualcosa. Cosa 20 milioni, cosa stai dicendo? 18. 16 milioni e mezzo. Già comunque, e voi avete detto che era esagerato, sì, perché valeva 50 milioni. E ora io ti sto dicendo, è un giocatore che è fermo da fine settembre. Ok, molto probabilmente, fuori dal progetto Atalanta, un giocatore che va a scadenza a giugno, che l'Atalanta può perdere a zero, piuttosto che niente. Ma non piuttosto, va a scadenza giugno, fa scadenza fra un anno e mezzo. No, scadenza 2023, a gennaio è un giocatore libero, lo diciamo lo stesso. Ma stiamo parlando di Vlahovic, qui puoi ancora monetizzare. Ma scusa, la Fiorentina monetizza con Vlahovic adesso a gennaio, proprio perché va a scadenza fra un anno e mezzo, allora adesso può prendere quei soldi. Hanno la stessa cosa di contratto, infatti. No, ma tu stai dicendo una cosa. Ma no, ma scusa, vanno a scadenza entrambi a 23. Perdonami. Ma vabbè, ma questo l'hanno deprezzato, Vlahovic l'hanno valorizzato, ma che paragoni fai? Io ti sto dicendo, sto venendo contro alla tua assurda fobia di dire che l'Inter ha avuto un favore. L'assurda fobia è tu. No, io sto dicendo una cosa che stanno rimarcando tutti. Ma chi la sta rimarcando? Dimmi chi. Ma no, anche però studio. La differenza è che c'è un giocatore sano e un giocatore fermo ai boxi. Marcello, ma lo dico io. Scusa, apro una parente come diceva Totò. Come diceva il grande Totò, ma sei sicuro? Ma io forse mi sarò distratto, avevo le lampadine spente in testa la scorsa estate, ma io 45-50 milioni per Gossens infatti è rimasto all'Atalanta. Infatti è rimasto all'Atalanta. Infatti l'Atalanta non l'ha venduto, se l'è tenuto. L'anno scorso è stato il migliore esterno del campionato. Ma lui era titolarissimo all'Atalanta. È diventato titolare anche della Germania, degli europei. Io ho buttato là un termine sovrastimato, tanto per accendere un po' la discussione. Ma se effettivamente, e ribadisco, se effettivamente è così, c'è da chiedersi perché l'Atalanta dice tra i saldi c'è quello del signore. Proviamo a fare un ragionamento, toglierci le maglie del tifo. 20 milioni rotto, va a scadenza giugno 23, l'Atalanta a giugno del 2022 lo perde a 10 milioni, permetti che se gli offre 23 milioni. Allora, apriamo i capitoli juventini sui giocatori che arrivano. Possiamo esprimere un concetto. Secondo me Gosens sano, che gioca tutte le partite, non arriva all'Inter a 25 milioni. La realtà è questa. Ma arriva all'Inter a 25 milioni perché hai box. Ma non è un favore, un problema fisico. Ma non lo so. Perché qui il concetto è: ti ha regalato 25 milioni ad Atalanta. Se si può sintetizzare, in questa operazione sicuramente c'è una grande margine di rischio, ma anche una grande scommessa. Perché è chiaro che tu con i soldi lì prendi un giocatore che sicuramente, se è in condizioni buone, l'abbiamo visto quando è a posto, vale di più di quei 25 milioni. Con una grafica diversa, almeno però, l'ho fatto con Pellegrini, per esempio. No, ma dico, ecco, quelli sono scommesse che tu provi. Fai. Hai ragione, se, Gianni, se ti va bene, è un prestito con diritto. Quindi non è neanche obbligo. Molto probabilmente con l'obbligo, sicuramente il prezzo sarebbe più alto. Scalato. Devo andare in pubblicità, torniamo tra due minuti, chiudiamo la parte Inter con altre due notizie di mercato, dobbiamo parlare di due giocatori, poi Milan, attenzione, perché ci sono notizie anche lì, una su tutte riguarda Frank Kessié, sia di campo che di mercato. Sull'Inter hai promesso una notizione. Adesso. Ah, ecco. Allora, rieccoci, prima di andare da Paolo per completare il cerchio Inter, c'è un fuori programma. No, è una cosa. Danilo Saruggia in questo blocco pubblicitario è stato duramente attaccato per il suo look, io voglio farvi vedere soprattutto le scarpe di Danilo Saruggia. Colpo di classe. Che classe questo colpo di classe di Danilo. Sono,
sono o non sono il personaggio meglio vestito dei sette gol? Non ti si può guardare, Danilo. Non ti si può guardare. Io mi vergogno per tua moglie. Guardate che hai detto scarpe, che è una nobile austriaca. Una nobile austriaca una della corte. Una meraviglia. Sono una meraviglia che solo io forse mi sono come si fa a Dio te sei cusciato tra via. Te sei cusciato tra via. Questa è la domanda che poniamo agli amici a casa. Poi dopo guardo le risposte sotto la diretta Facebook. C'è un Danilo. Facciamo anche partire un'asta. Chi offre Cusciade Travia. Possiamo farlo? Cusciade i ladder, si dice a Milano. Cusciade Travia, si dice a Milano. Andiamo da Paolo, torniamo seri perché c'è Paolo. Questa è la cravatta, bravissimi, giustamente. Incredibile. La facciamo vedere. Ha una giacca già di, da caccia alla volpe. Torniamo da Paolo Marcello. Buoni. Inguardabile. Andiamo da Paolo Marcello. Dobbiamo finire il mercato Inter, che non abbiamo tempo qua. Allora, vediamo la formazione della nuova Inter, Paolo. Formazione con Gosens. Prima avete detto che spesso i giocatori che arrivavano dall'Atalanta non hanno reso secondo le aspettative. C'è da dire che però Gosens andrà a ricoprire lo stesso identico ruolo che l'ha reso celebre con Gasperini, ovvero il quinto di sinistra. Sì. Per esempio, parlavate prima di Conti. Conti non, al Milan non ha mai fatto quello che aveva fatto all'Atalanta. Aveva fatto il terzino, poi si era rotto anche il ginocchio. Gosens andrà a ricoprire proprio quella zolla di campo, e questo è molto importante. Là davanti, oltre a Zeko, c'è l'alternativa a Caicedo, che arriverà in prestito secco. L'Inter di fatto gli pagherà un ingaggio di un milione fino a giugno. La notizia di mercato alla quale quindi ha un contratto in scadenza non imminente, però insomma abbastanza prossima. L'Inter sta pensando di cedere il giocatore in giugno e di virare tutte le sue attenzioni su Bremer, ad oggi direi uno dei centrali più forti del nostro campionato. Nel Torino davvero ha fatto grandi cose. C'è anche qualcun altro su quel giocatore e volentieri lì, È più giovane di De Vrij, ha 5 anni in meno ed è davvero un giocatore roccioso. Nel Torino tra l'altro si è imposto nella difesa 3, così come la difesa 3 di Inzaghi. Quindi è un Inter che va a puntellare comprando giocatori negli stessi ruoli in cui giocano le loro squadre d'appartenenza. Non è un dettaglio da poco. Quindi la notizia è questa. Pare ci sia già un principio d'accordo con gli agenti del giocatore brasiliano, quindi Inter su Bremer con De Vrij che potrebbe partire a giugno. Bremer ha giocato in Torino Fiorentina, il signor Vlahovic non l'ha toccata la palla. Sì, diciamo che tutta Bremer la Fiorentina quella partita è finita 4-0. Sì, ha fatto una ottima, ma lui non l'ha mai presa. Ma guarda, con Ibra non gli ha dato un metro. Bravo Ibra. Mamma mia. Ha avuto problemi Osimhen, che Osimhen, poi segnò nel Osimhen finale, ma per secondo tutta me la partita è più forte di questo. Un osso vero. Quando Paolo ha detto Breme, però aggiungo anche che c'è un'altra squadra di Milano su quel giocatore lì, e noi sappiamo che nei confronti del Torino abbiamo un grande potere di acquisto. Sì, ma c'è Pobega, ti svelo un'altra c'è il signor Pobega che il Torino vuole fortemente ed è valutato attorno ai 35 Paolo milioni. Ha detto una cosa giusta, Bremer se va all'Inter gioca a 3 come adesso. Esatto, quindi magari lui preferisce perché dice ma io... quando sai marcare però, sai marcare. Però soprattutto c'è un aspetto da scusa Federico, soprattutto Pobega scusami Franco, dimmi Paolo. Pobega ci risulta che il Milan se lo voglia portare assolutamente a casa. Non glielo voglio dare a Torino, quindi non lo voglio cedere a titolo definitivo. Esatto. No, se vai a prendere un Milan, giocatore del presidente Cairo, metti sul piatto fino all'ultimo centesimo. Sì, però anche Bremer scade nel 2023. Se fa una contropartita, se fa la fine, sì, ma infatti se fa la fine del Gallo Belotti con i suoi 100 milioni, che se lo vendeva a 60 forse l'avrebbe venduto. Infatti quello è l'errore che ha una contropartita tecnica che al Torino piace. Qual è la contropartita? È un giocatore che al Torino però ti privi di De Vrij. Ci sta De Vrij comunque. È in scadenza 23, sappiamo il suo procuratore come bravo in questi, quindi quanto varrà De Vrij se Gosens arriva a 25 varrà scade 15, 23 varrà 15 10, 15, 12, 15. Una curiosità. Ti piace Bremer? Mi piace molto e mi ha incuriosito quando ho preso atto delle prestazioni di questo giocatore. Mi è venuto in mente che il grande Trapattoni Breme lo chiamava Bremer con la R. Va a finire che sono anche parenti. Una curiosità. Comunque lasciami dire una cosa. Vai. Allora, secondo me molte trattative, l'Inter sul mercato, eccetera, eccetera. Ma io ho preso visione di un certo scenario che è questo. Secondo me, sai, ci sono quelli che secondo me te la buttano lì continuamente. Sì. L'Inter con questo organico vince comunque il campionato. Ha aperto un ciclo, l'Inter ha aperto un ciclo, innegabile. Cioè lui non deve tanto sbattersi il signor Marotta, il signor Ausilio, momento adesso. Dicevo prima,
cognome e nome. Ma l'Inter vince il campionato anche come messa così. Allora, una cosa meravigliosa, nella trasmissione di settimana scorsa, presente Luca Serafini. Per tutta la trasmissione, Fede, tu eri in regia forse, sì. Serafini, come finisce? Domenica. Serafini ha detto testualmente una decina di volte, ragazzi, non ci sarà partita. Come non ci sarà partita? Non ci sarà partita nel senso, per dire, ma il Milan vince 6-0. Invece, il senso della frase, non ci sarà partita nel senso che non è stata una partita di calcio. Molto narcolettica. No, mi complimento con Serafini. Quando ci sarà Serafini gli faremo fare una replica. Mi complimento con Serafini. Però, no, per dire, e chiudo, la qualità del campionato in generale, la qualità del campionato italiano di calcio divisione nazionale Serie A è quella che vediamo, perché se vedete partite della Liga piuttosto della Precedente, cosa vuoi dire? Che non per serve cui comprare no, nessuno. Basta anche basta e avanza questa Inter che non è, ma non è una grande squadra. Si parla di futuro. La società che vuole, ma è un campionato, il progetto non lo leggo solo alle vittorie, Gianni. Riccardo, allora, una società che apre un ciclo, che comunque vede, se ha un giocatore da portare a casa perché sa che Perisic potrebbe dare dei problemi sul rinnovo, agisce, ti metti in anticipo, a posto l'anno prossimo, lo può, perché tu devi andare. Riccardo, questo è un campionato. Sottolineo, l'Inter ha già aperto un ciclo e credo che non durerà un giorno, un mese o una stagione. Sicuramente sarà la squadra da battere da oggi ai prossimi 3-4-5 anni. Non è per rinforzare l'Inter per vincere lo scudetto. Gonzalez oggi è una mossa per il futuro, devi sentire Marcello, che insomma magari da Torino hai colto qualcosa. Bremer è un giocatore che, se non sbaglio, era stato anche accostato alla Juve, cioè comunque un interesse l'ho osservato. Anche questo va all'Inter? Gratis però, Può darsi, no, ma non so, con Cairo dipende, meglio messi i tuoi cugini di te con Cairo. Quindi ha ragione solo Rolli. Quali cugini? No. I vostri. È orfano, lui. Ti querelo, ragazzi, io non sono cugino, quelli là. Marcello, vai, continua. Vai, Marcello. Però Bremer, non ho parentele con quelli là. Per me Bremer è un giocatore che sicuramente avrà molto mercato quest'estate, perché sta facendo una stagione eccezionale. E potrebbe interessare anche la Juventus, cioè adesso vediamo come si mette, ci sarà sicuramente un'asta. Di sicuro io vedo più avvantaggiato il Milan dell'Inter su Bremer, a meno che Super Marotta magari va da Cairo e riesce a estorcerlo per 5 milioni, 10 milioni, è Super Marotta. 5 milioni? Hai super poteri, Super Marotta. Da quando ti ha lasciato, tu hai fatto disastri. Parla un po' come un amante ferito. Sì, lo so qui, che Marotta è ferito. Io non parlo come amante ferito, io riconosco a Marotta tutti i suoi meriti, per carità. Dico che però ci sono state certe operazioni, tipo questa qui di Gosens, che mi ha stupito. Ma ripeto, adesso vediamo se Bremer prende anche Bremer. Poi, tra l'altro, abbiamo tratteggiato la situazione finanziaria dell'Inter, no? Francamente voglio capire quali sono i margini di manovra che avrà quest'estate l'Inter se non vende, perché qui continua a rinnovare tutti a comprare. No, e vediamo se potrà andare avanti così. Se all'interista Riccardo Fusato devo fare una domanda. Vai. Lui di seconda, della seconda categoria. Perché nella prima ci sei solo tu, solo ricordiamolo, io. Non è una di Mozzo, ma irraggiungibile. Lui è in prima categoria, nel bene e nel male. Ma Riccardo è solo suo quel clan. Esatto. Basta. Senti la mia domanda. Vai con la domanda. Bremer, di che classe è? Immensa. Vabbè, ti fai tema. Immensa. E dovevi. Quindi sarebbe la prima volta che mi metti un giocatore moderno in quella categoria. No, io volevo sapere. Ma te l'hai visto il Bremer? Te l'hai visto il Bremer? Nasce 25, credo. 24 anni. Io mi ricordo. Chi prende Bremer fa un colpo. Nasce, fa un buonissimo colpo. Nasce da una mia frequentazione di. Io sono qui da 20 anni. Una delle prime trasmissioni, e qualcuno mi chiese testualmente, adesso non mi ricordo più chi,
forse Zuliani, forse. Ma di che classe era? Di che classe è Mario Corso? Io ho risposta immensa. Immensa, e da lì è nata Mario Corso. Questa. Ma invece cosa mi dici, Riccardo, di Caicedo? Dice Dzeko, tutti dicono l'Inter è corta davanti, state prendendo un giocatore che con Inzaghi ha fatto bene. Tra però c'è quest'anno non c'è mai stato. Praticamente non ha giocato. Sì, anche qui non c'è mai stato. Evidentemente la fragilità di Sanchez e Correa pone l'Inter in una situazione di dire o di pensare, arriva tutto sommato senza tirar fuori un euro, comunque arriva quasi gratis. Super Marotta, super Marotta. Mi cautelo con una punta, perché non dimentichiamo che adesso tocchiamo tutti ferro e non vorrei porta sfiga, ma ogni volta che Sanchez prende l'aereo e va di là, torna con qualche acciacco. Non dimentichiamoci tra l'altro che sono due giocatori come anche Correa che sono un po' sul fil di lana. La cosa simpatica è che adesso l'Inter viene accomunata alla zona Cesarini, no? Perché segna al segnate sempre al 91esimo, al 121esimo. Caicedo è mi è arrivata una cosa che è meravigliosa. Io non posso lasciare gli amici a casa senza questa cosa che mi è arrivata. Vai. Posso, permettetemi, è troppo bella. E l'amico di Torino non me ne vorrà. Noi Chiara 3 milioni e mezzo, loro Bonucci, noi Calulu a 500 mila euro, loro Danilo 37 milioni, noi Melian 13 milioni, loro Szczęsny 13 milioni all'anno. Noi Teo Hernandez a 20 milioni, loro Alessandro a 28, noi Benasser a 16 milioni, loro Arthur a 72, noi Salemaker a 7, loro Kulusevski a 40, noi Tonali a 17, loro Locatelli a 40, noi Tomari a 28, loro De Ligt a 85, noi Leao a 28, loro Chiesa a 70, noi Ibra Giroud a 0, loro Kin e Morata 28 e 16 milioni. Noi fammi finire, se no non c'è il succo. Aspetta, ti avevo promesso di non volermene, fammi finire. Aspetta, vai. Noi Diaz a 2 milioni, loro Bernardeschi a 40, noi Pioli 2 milioni, loro Allegri 9. La classifica degli ultimi 10 anni. Noi secondo dopo 7 anni fuori dal Champions, loro quarti per un miracolo divino dopo. Vabbè, insomma, questo è il senso della campagna. Tutta la rosa del Milan. Sembra il Decameron staccato. Divino è staccato, sì. Perché questo qui è un alcolista anonimo, visto che ha questa fobia della Juve, visto che ci starà guardando, sì. Suicidati! No, possiamo dire questo. Ma non puoi dire 37 milioni Danilo, la Juve ha venduto Cancelo, ci sono... Quanto l'ha pagato Danilo? No, ma sai cosa ragazzi, plusvalenze e valutazioni. Gianni, adesso tanto andiamo sul Milan. Meritava, vero? Meritava, vero? Tutto ciò per dire che cosa? Negli ultimi 10 anni... Una lancia a favore del fratello Roberto che c'è di là in cavo. Questo è un discorso da provinciale, Gianni. Sì, sono dei numeri, ma sai come sono dei numeri, sono provinciale, ma sono numeri. E no, ti dicono, purtroppo ci sono passato anch'io. No, nel senso, tu investi sui giovani, loro dicono lo scudetto. Esatto, è un discorso. Poi guardi il bilancio degli ultimi 10 anni. Torniamo subito.